Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci del disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Le associazioni ambientaliste si scagliano contro la relazione della Commissione regionale d'inchiesta, la quale sorvolerebbe sulle responsabilità di Edison e del Ministero dell'Ambiente. E il presidente della Commissione, Antonio Blasioli, dal canto suo, difende il lavoro svolto e punta il dito contro l'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale. Vediamo. Un giudizio che non fa sconti a nessuno, quello delle associazioni ambientaliste riguardo la relazione finale della commissione d'inchiesta, presieduta dal consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, sulla mega discarica di Bussi sul Tirino scoperta 14 anni fa. Relazione approdata in consiglio regionale, definita fuorviante, delusiva e soprattutto troppo accomodante nei confronti di Edison e del Ministero dell'Ambiente. Rispetto a problemi enormi come soprattutto le omissioni del Ministero dell'Ambiente, i ritardi del Ministero dell'Ambiente, che è il soggetto competente per il sito da 13 anni, ecco, davanti a questi problemi nulla dice, e quando invece ci sarebbe molto da criticare rispetto al ruolo del Ministero dell'Ambiente, che in questi anni non fa andare avanti le pratiche e non fa neanche le conferenze dei servizi, ne fa pochissime. Dall'altro lato, lì c'è una multinazionale con bilanci enormi che ha la responsabilità di bonificare, e anche in questo caso non dice molto sulle responsabilità. Poi c'è anche la questione dell'individuazione responsabile della contaminazione, che è avvenuta con forte ritardo da parte della provincia di Pescara. Invece la provincia di Pescara viene presentata col suo ex presidente Di Marco come un faro addirittura nei procedimenti, quando invece la provincia di Pescara, nel caso del Piano è stata costretta solo da un ricorso al TAR a individuare il responsabile della contaminazione. Prima aveva detto che era impossibile individuarlo, quindi riteniamo che questa relazione vada riscritta da capo, mettendo in primo piano i ritardi della multinazionale da un lato, Edison, e dall'altra quelli del Ministero dell'Ambiente. Dello stesso parere il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, mentre l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente continua a rilevare che gli inquinanti lì presenti, quali piombo, mercurio, cloruro di vinile, continuano a contaminare il terreno, la falda acquifera e anche l'aria della zona, mettendo a rischio la salute di circa 400.000 persone. L'ARTA dice di bonificare immediatamente, ha dichiarato Lagatta, e invece la relazione chiede di ripetere le perimetrazioni, rifare i piani di caratterizzazione, ossia, ha affermato il primo cittadino, di perdere tempo. Un progetto di bonifica infatti era già stato approvato e aggiudicato alla ditta belga Decdeme nel 2018, poi però è intervenuto il Ministero annullando tutto. Le vicende giudiziarie dei seguenti 3 anni hanno infine portato il Consiglio di Stato a dichiarare illegittimo l'annullamento della gara d'appalto. Blasioli dal canto suo difende la relazione, dà una visione oggettiva delle responsabilità, ha dichiarato il consigliere regionale. Ricostruisce tutti gli aspetti del sito di interesse nazionale, da Piano d'Orta fino ad arrivare a Bussi, e soprattutto cerca di dare una visione oggettiva a seconda delle varie responsabilità, che sono responsabilità tripartite, cioè che si svolgono a seconda della competenza su questo sito di interesse nazionale, che oggi è un sito dal 2008. È un sito di interesse nazionale, è una responsabilità specifica del Ministero. Questo nella relazione è spiegato in maniera proprio chiara e trasparente. Quindi dal 2008 la responsabilità della mancata bonifica del sito di interesse nazionale è del Ministero, assieme al Ministero anche di tanti aspetti che sono mancati, a cominciare da quelli della nostra regione Abruzzo. Blasioli poi rilancia attaccando l'ARTA. Dovrà spiegarci cosa ha fatto dei 3 milioni ricevuti dal Ministero, ha detto il Presidente della Commissione. A circa 3 milioni di euro di fondi ricevuti proprio dal Ministero, che sono scaduti da un accordo di programma che va avanti dal 2001, è scaduto nel 2021, hanno chiesto una nuova proroga specificando che non riusciranno a individuare i soggetti responsabili di tante zone del sito di interesse nazionale prima del 2024. Vedete quanti anni sono trascorsi? Ora, dire che la responsabilità è soltanto del Ministero mi sembra un pochino riduttiva.
Proseguiamo con la cronaca. Un 29enne originario della provincia di Bari è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Francavilla al Mare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, secondo le forze dell'ordine, approfittava del lavoro come corriere per spacciare. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Erano giorni che i carabinieri della stazione di Francavilla al Mare, dopo diverse segnalazioni da parte di residenti vicino a Piazza Sant'Alfonso, si erano appostati nei pressi di un garage per documentare gli strani movimenti del corriere di una nota società di consegne. Il ragazzo, un 29enne originario della provincia di Bari, ma domiciliato in quella di Chieti da qualche tempo, è stato però bloccato nella giornata di ieri, mentre era intento, in regolare divisa da lavoro, a scaricare degli scatoloni. Una volta intervenuti i militari lo bloccano e, avviata la perquisizione all'interno dei cartoni, trovano una vera boutique della droga. 65 kg di marijuana in confezioni da un chilo ciascuna, 33 kg di hashish in confezione da 250 grammi circa e mezzo chilo di cocaina divisa in buste da 100 grammi. Ma c'è di più. I militari iniziano a spulciare il telefono dell'uomo e trovano le foto di una serra attrezzata in maniera più che professionale: ventilatori, impianti di irrigazione, lampade alogene e umidificatori. Le foto riconducevano ad un indirizzo di San Vito Chietino. I militari, una volta arrivati sul posto, si trovano davanti a due celle frigorifero, la prima con oltre 230 piante di canapa già alte 30 cm e l'attrezzatura per farle crescere, la seconda ancora in fase di allestimento. L'uomo, immediatamente arrestato, ora dovrà rispondere dell'accusa di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, con il rischio di subire una condanna di 15 anni. Ancora cronaca, il lavoro dei carabinieri della compagnia di Penne contro il fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti questa mattina ha portato all'arresto un 52enne con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa finalizzata al contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti in ambienti giovanili, condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Penne, ha indirizzato i militari dell'arma verso un'attività commerciale dell'area vestina di proprietà di una persona di Montesilvano ritenuta colpevole di gestire un giro di spaccio di sostanze tra i cui clienti vi erano anche giovani dell'area vestina. Alle prime ore del mattino, attesa l'apertura dell'attività, i carabinieri hanno fatto irruzione effettuando una perquisizione all'interno del locale, rinvenendo nascoste tra le casse di frutta circa 100 grammi di hashish, 17 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Per il 52enne titolare dell'attività sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna sarà giudicato con rito direttissimo dalla Procura della Repubblica di Pescara. Cambiamo argomento. A Torre Vecchia Tetina si è svolta l'assemblea dei soci di Confcooperative, la realtà che rappresenta le cooperative agroalimentari e della pesca. Nel mirino del neoeletto presidente Pino Candeloro ci sono il nuovo PSR e il PNRR. Vediamo il servizio. La cooperazione ha molto da dire al mondo dell'agroalimentare abruzzese e l'Abruzzo ha molto da dire al mondo agroalimentare nazionale. Questi messaggi che arrivano dall'assemblea dei soci di FederGipesca, la federazione dell'agroalimentare e della pesca di Confcooperativa Abruzzo, che si è svolta a Torre Vecchia Teatina mentre si lavora al nuovo PSR regionale e al PNRR. Un appuntamento in presenza nel corso del quale sono state rinnovate le cariche sociali di una realtà che mette insieme 62 delle 307 cooperative abruzzesi attive nel campo dell'agroalimentare e della pesca, espressione di 5.490 soci con un giro di affari pari a 88,6 milioni di euro. Presidente di FederGipesca Abruzzo è stato eletto Pino Candeloro, vicepresidenti Vincenzo Di Sabatino per il settore agricoltura e Paola D'Angelo per il settore pesca. Completano il consiglio di presidenza Massimiliano Di Innocenzo e Antonio Marascia. Settore agroalimentare e la Federazione FederAgriPesca all'interno del sistema di Confcooperative è uno dei pilastri fondanti e fondamentali del modello cooperativo. In particolare in Abruzzo, ma vale in tutta Italia, il tema dell'agroalimentare oggi è azione decisiva e fondamentale. Il fare impresa cooperativa e farla in modo aggregato è la modalità per andare a conquistare i mercati internazionali, nazionali e internazionali. In modo particolare nel mondo vitivinicolo la sfida è quella dei prezzi che stanno scendendo sempre di più, quindi bisogna capire un attimo dove muoverci, se con la distillazione o con altre misure.
prossimamente prenderò cognizione un po' di tutto e faremo il punto con gli uffici. I tempi sono cambiati, bisogna un attimino unirsi e capire che solo con l'unione delle strutture possiamo affrontare le sfide che ci verranno nel futuro, altrimenti non vedo soluzione al problema. Come Regione Abruzzo stiamo cercando di dare ascolto innanzitutto e tenerle in considerazione su quelle che sono le scelte su cui si baserà l'Abruzzo del futuro. Le cooperative rappresenti un momento di sintesi e un momento chiave per quella che dovrà essere la crescita del futuro della nostra regione, proprio perché rappresenta un sistema della nostra economia molto forte, un sistema della nostra economia che deve essere considerato. All'Università degli Studi di Teramo tra poco sarà possibile iscriversi al nuovo corso di laurea in turismo sostenibile, la nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche. Vediamo di cosa si tratta. Presentato all'Università degli Studi di Teramo il corso di laurea triennale in turismo sostenibile. Si tratta di una nuova offerta formativa della Facoltà di Scienze Politiche. Tra gli obiettivi del nuovo corso di laurea, quello di proporre un percorso formativo in linea con le più significative trasformazioni del settore turistico, promuovendo un turismo responsabile, sostenibile e accessibile. Un po' l'anima è la politica generale dell'Università di Teramo, quindi una piccola università fortemente radicata sul territorio non può che agire così anche nella programmazione dell'offerta formativa. Quindi un ringraziamento sentito alla Facoltà di Scienze Politiche per aver recuperato e innovato un corso che faceva parte della programmazione storica della nostra università, però in una chiave di interazione stretta con il territorio, quindi ricordo il percorso con gli stakeholder, quindi c'è è un corso che è stato costruito insieme con il territorio e questo corso va a rafforzare ed arricchire ulteriormente quello che mi piace chiamare il pacchetto sostenibilità della nostra università. Attenzione particolare viene riservata anche alle esigenze di sviluppo del territorio, in particolare per quanto concerne le aree interne e marginalizzate che costituiscono la parte prevalente del territorio regionale abruzzese dell'Italia centro-meridionale. Il corso di laurea avrà un forte carattere interdisciplinare e prevede insegnamenti in 5 aree di apprendimento: storica, sociologica e territoriale, giuridica, economica, gestionale e quantitativa, linguistica, informatica e digitale. C'è stata una grandissima risposta, un grandissimo interesse, perché tutti hanno capito qual è lo spirito di questo corso di studio, quindi quello di formare delle figure innovative, che vuol dire innovative, che non esistono ancora sul mercato del lavoro, ma che sono richieste. E proprio la sostenibilità è la parola chiave, quindi diciamo queste figure che sappiano promuovere il turismo nel rispetto del territorio, di chi ci vive, delle culture, delle tradizioni. Il settore più colpito dalla pandemia è il turismo, però state anche vedendo che il settore sul quale si presta maggiore attenzione per il rilancio economico, sociale, culturale del paese in Italia, ma credo che questo discorso possa valere su scala internazionale. E di ieri la decisione del Consiglio dell'Unione Europea di fare un programma decennale di attività nel campo del turismo che sottolinea la centralità di questo settore per il rilancio post-Covid-19. Il Comune di Pescara, con la cerimonia denominata 4 medaglie per la libertà, che si celebrerà il 1° di giugno, ricorderà 2 patrioti fucilati dai tedeschi e di altri 2 che invece sono scampati alla fucilazione. Paolo Renzetti. Sindaco, il 1° giugno si terrà questa importante cerimonia per ricordare chi con la vita ha pagato, con il sacrificio della vita ha pagato il suo eroismo. Sì, per troppo tempo 4 eroi della Seconda Guerra Mondiale sono stati trascurati dalla storia e noi vogliamo riportare agli onori della cronaca questa vicenda, che è una vicenda che ha interessato la città di Pescara e la provincia di Pescara, perché la vicenda di Arischia, dove 4 persone, 4 giovani hanno subito il plotone di esecuzione, 2 sono morti purtroppo e 2 si sono salvati grazie all'eroismo dei 2 che hanno sacrificato la loro vita
vita per salvare i loro amici, i loro compagni, i loro commilitoni. E quindi vogliamo fare in modo che questa vicenda venga riportata alla luce nella maniera giusta, perché abbiamo degli eroi di guerra che dobbiamo per forza onorare, e lo vogliamo fare il 1° giugno, perché il 1° giugno è il centenario della nascita di Berardinucci, un eroe di guerra, un eroe che vogliamo sottolineare, ma insieme a lui ovviamente onoreremo gli altri tre che sono altrettanto importanti, perché rappresentano un momento della storia della nostra città, della nostra provincia. Oltretutto uno dei quattro è stato agente di polizia municipale a Pescara con le Palumbo, e quindi ci farà piacere sottolineare questa vicenda. E l'altra situazione sicuramente bella è che noi avremo insieme gli eredi di coloro che si sono salvati e i parenti di coloro che hanno salvato la vita a queste persone, quindi è un momento bello, un momento storico di ricordo, di riflessione, ma anche un momento per dire che ci sono degli eroi sempre nel tempo che fanno in modo che noi possiamo vivere con la nostra libertà, che dobbiamo sempre ricordare non è per sempre, ma la libertà dobbiamo mantenerla. Il presidente dell'associazione Amare Pescara, Piacentino Dostilio, chiama all'appello le varie associazioni cittadine per lavorare assieme con l'obiettivo della crescita della città. Ascoltiamolo. Presidente Dostilio, lei in qualità di presidente di Amare Pescara chiama a raccolta un po' tutte le associazioni della città per fare un programma comune, per mettere in campo azioni comuni per il rilancio del capoluogo adriatico, è così? Sì, certo, io mi rivolgo a tutte le associazioni culturali cittadine, che sono tante, sportive, culturali, ecologiste, perché possiamo, nonostante conservando ognuna la propria identità, lavorare insieme per il bene della nostra città, cioè perseguire delle tematiche che stanno a cuore a tutti, liberi e lontani dai partiti politici e dalle loro beghe. A noi non interessano i partiti politici, possiamo fare benissimo politica anche noi, forse anche meglio, perché siamo animati da un forte senso civico e possiamo migliorare sempre di più la nostra città, a cui ci teniamo molto. Non volete sicuramente sostituirvi alla politica, ai partiti, agli amministratori della città, ma volete dare un contributo affinché Pescara possa ancora crescere? Un contributo fattivo, tant'è vero che io direi anche da subito di incontrarci preliminarmente, per esempio nella sede dell'Associazione Culturale Amare Pescara, dove ci troviamo in questo momento, redigere tutti insieme un documento congiunto nel quale indicare il modus operandi del politico, cioè come un politico dovrebbe comportarsi e le priorità che bisogna perseguire per rendere sempre migliore la nostra città, come ho detto prima. A proposito di priorità, secondo lei quali sono le priorità di Pescara per una ulteriore crescita della nostra città? Allora, ci sono le problematiche, sono tante. Mi viene adesso in mente, per esempio, il problema dei parcheggi, del traffico. Per esempio, ho letto sul giornale di oggi che si vorrebbero creare delle isole pedonali e cose. Prima di tutto bisogna creare dei parcheggi, evitare diciamo, l'intasamento, l'ingolfamento delle macchine nel centro città. E poi dal punto di vista culturale, visto che stiamo in una società culturale, finalmente portare a termine il Teatro Michetti, anche se è piccolo per una città come Pescara, perché il Teatro Michetti è stato creato a suo tempo nella città di Pescara, che contava 5.000 abitanti, era un piccolo borgo. Pescara adesso conta 120-130.000 abitanti, ma alla fine tra residenti e non arriviamo anche a 200-300.000 durante la settimana, per chi viene a Pescara per motivi di lavoro o di studio. Pescara ha bisogno di cultura, ci sono tante associazioni culturali che si vogliono cimentare e farsi conoscere, a volte non lo possono fare perché non hanno neanche un luogo per riunirsi e per lavorare. Si è tenuta questa mattina a Pescara la presentazione del progetto Sentiero dei Minatori, che si trova nel comune di Letto Manoppello e che aprirà i battenti il prossimo 26 giugno. A fine giugno a Letto Manoppello aprirà il Sentiero dei Minatori. Sindaco, com'è nata questa iniziativa?
un'iniziativa che è nata con l'insediamento della nostra amministrazione 2 anni fa. Abbiamo progettato questo sentiero, volevamo mettere alla luce naturalmente tutto quello che riguarda i minatori di Etto Manoppello in questo caso. Siamo stati lungimiranti perché abbiamo preparato un bel progetto, la Regione Abruzzo ci ha naturalmente finanziati per poter così dire mettere in sicurezza il sentiero, poter entrare nelle miniere e quindi vedere un po' tutto quello che i minatori di una volta con il loro lavoro naturalmente facevano. Questo è un importante risultato, naturalmente siamo orgogliosi di questa cosa, saremo insomma il primo comune che farà accedere a chi lo vorrà, naturalmente ai visitatori che verranno a trovarci, questo bellissimo itinerario messo in sicurezza naturalmente e con tutta diciamo, la parte anche naturalistica che i luoghi naturalmente hanno. Come fare per venire a visitare questo sito? Vengono a Etto Manoppello, passano attraverso il centro di informazione del Parco Nazionale della Maiella, si prenotano, una volta formato il gruppo ci sono le guide che poi accompagneranno lungo il percorso, guide composte da diciamo, guide professionistici, geologi, guide riconosciute dalla Regione Abruzzo e poi naturalmente ecco, faranno questo percorso che ripeto inaugureremo il 26 e il 27 di giugno nella giornata appunto delle miniere nazionale. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, parliamo di calcio. In casa Pescara un'altra settimana è andata via senza sostanziali novità, intanto spunta un altro nome per la figura di direttore sportivo e quello dell'ex difensore biancazzurro Pietro Fusco e resta in lizza anche Giuseppe Manari, ce ne parla Andrea Costantini. Nel borsino dei possibili direttori sportivi in casa Pescara resta stabile e in corsa Giuseppe Manari, attuale direttore tecnico del Novara, dal quale è in uscita a seguito del cambio di proprietà. A proposito, è slittata dopodomani, lunedì, la firma dell'atto davanti al notaio, inizialmente prevista per 2 giorni fa, con la quale Leonardo Pavanati diventerà il nuovo proprietario, affidando ai suoi il management sportivo e lasciando andare lo stesso Manari, giuliese ma da oltre 10 anni trapiantato al nord Italia, dove ha lavorato come allenatore prima di passare dietro la scrivania con forte impulso verso lo scouting. Negli ultimi giorni però è in ascesa anche la candidatura del 50enne napoletano Pietro Fusco, che del Pescara è stato difensore nella stagione 2004-2005 con Simonelli in panchina e che prima ancora aveva giocato in Abruzzo con il Lanciano e il Castel di Sangro dei Miracoli. Fusco è diventato direttore sportivo della San Benedettese nell'ottobre 2018 ed è stato esonerato lo scorso gennaio con un contratto ancora in essere fino a giugno 2022. In calo le quotazioni di Sandro Federico e Luca Matteassi, che sono in uscita da Teramo e Modena rispettivamente. Non si registrano particolari scossoni anche sul fronte allenatore e al momento restano in piedi 2 profili principali, da una parte la soluzione interna che è la promozione in prima squadra dell'attuale allenatore della Primavera Gigi Gervese, fautore di un calcio improntato sul 4-3 che storicamente ha regalato soddisfazioni in passato alla piazza biancazzurra. Sul fronte esterno piace tanto Gaetano Auteri, tecnico siracusano molto quotato in C, reduce dalle eliminazione nei playoff con il Bari, non sarà confermato pur avendo un altro anno di contratto. Rispetto a questi nomi piuttosto concreti non si escludono ulteriori soluzioni nei prossimi giorni, non è un mistero che il presidente Daniele Sebastiani si stia muovendo per trovare dei partner o anche per allargare la base societaria e l'avvento di nuove collaborazioni potrebbe portare al vaglio di altre figure direttoriali o di allenatori. Intanto sta per calare il sipario ufficiale su questa disastrosa stagione, già tanti giocatori per lo più in prestito sono andati via rinunciando all'ultima mensilità. La prossima settimana dovrebbe giungere lo stop agli allenamenti per chi è rimasto con il rompete le righe di sabato 5 giugno. Fine settimana all'insegna degli incontri e dei contatti per il presidente del Teramo Iachini, anche se finora anche qui nulla di concreto per l'eventuale ingresso di soci all'interno del sodalizio biancorosso. Lunedì o martedì il massimo dirigente potrebbe parlare con un obiettivo ben preciso, il sindaco D'Alberto. Il servizio è di Jacopo Forcella.
La prossima sarà la settimana decisiva per capire le intenzioni di Iachini e i destini del Teramo, che come nella passata stagione a fine anno calcistico torna a riflettere sul futuro. Tra lunedì e martedì, giorno quest'ultimo più probabile, il presidente biancorosso dovrebbe spiegare i prossimi step, ma pare che il bersaglio delle sue parole potrebbe essere il sindaco Gianguido D'Alberto come principale esponente di un'amministrazione che secondo Iachini non ha dato risposte soddisfacenti ai suoi bisogni, esattamente come l'estate scorsa, quando il presidente del Diavolo tenne tutti col fiato sospeso prima della conferenza stampa lampo e dell'iscrizione al campionato ratificata in pochi secondi, quando molti avevano quasi perso le speranze. Ma se così dovesse essere martedì, vuol dire che chi si è avvicinato al Teramo non ha ancora dato l'affondo decisivo o comunque non c'è ancora intesa sugli equilibri che ci dovranno essere da qui in avanti, perché gli scenari sono tanti e tutti potenzialmente ancora possibili. Allo stato attuale, visto che nessuna trattativa si è davvero concretizzata, la prospettiva che si dipana davanti a Iachini è quella di una prosecuzione con le sue forze dell'avventura a Teramo. Questo ovviamente al massimo dirigente non sta più bene e senza un impegno dell'amministrazione per agevolare pratiche comunque molto complesse diventa facile ipotizzare un organico ancor più ridimensionato di quanto non sia stato quello di quest'anno. Se da qui ad inizio settimana qualcosa invece dovesse muoversi tra Kim Dae-jung, peraltro accostato anche al Pescara, o il gruppo romano, di cui potrebbero far parte, secondo alcune indiscrezioni, anche persone che hanno avuto esperienze recenti nel mondo del calcio e della Lega Pro, allora l'iniezione di liquidità nelle casse biancorosse potrebbe dare respiro a Iachini e portarlo ad avere un rinnovato entusiasmo. Scambio di mail che c'è stato nei giorni scorsi e con una manifestazione informale di interesse che ha portato anche all'analisi del bilancio del Teramo per valutarne lo stato di salute. Certamente il ridimensionamento sarà un passaggio obbligato a prescindere, ma stando così le cose, e cioè con incontri e analisi, ma senza ancora nulla di concreto, Iachini sa che il 2021-2022 sarà un anno complicatissimo. Per quanto riguarda la prosecuzione della sua avventura, dunque, nulla è certo, dipenderà da quello che accadrà. Per questo, giugno è un mese cruciale, anche considerando che il 28 è il termine ultimo per le iscrizioni alla prossima stagione. Serie D, il tecnico della Vastese, Fulvio D'Addario, ritrova il sorriso con il blitz della sua squadra in casa del Pineto. Reduce da una flessione dopo la vittoria sul Notaresco, lo stesso D'Addario spiega i motivi del rendimento dei suoi nelle ultime settimane. Ascoltiamolo. Dobbiamo onorare per forza la maglia, abbiamo sbagliato delle cose, c'è stata una ripercussione negativa sapendo che comunque eravamo salvi, però anche domenica scorsa a Basso Girardi abbiamo sfiorato più volte il gol per andare al pari. A Montegiorgio abbiamo perso all'ultimo minuto, io non posso accettare che noi molliamo, ma non lo condivido, ma più che altro perché è nel nostro onore. Noi siamo venuti qua a fare la nostra partita per nulla togliere al Pineto, che è un'ottima squadra, perché comunque dovevamo onorare la nostra maglia e la nostra posizione. Il nostro problema. Se noi giochiamo da ultimi in classifica, noi possiamo vincere con tutti. Se noi pensiamo di essere bravi, perdiamo con tutti. Il nostro problema dopo il Notaresco è stato di pensare che eravamo bravi. E questo l'episodio e la situazione generale. Oggi ho voluto una squadra battagliera, un po' per necessità perché mancava qualcuno, un po' perché a Pineto devi venire a fare la guerra, ma la guerra per portare via i punti, ma non per altro, perché noi rispettiamo il Pineto, anzi auguriamo al Pineto di avere da domani, da subito, un'altra, di cambiare rotta, però noi ci siamo venuti a giocare la partita per onorare noi stessi, non è come se avessimo avuto di fronte un'altra squadra, il Vasto Girardi. Questo, c'è stata una reazione al loro gol, i primi 20-25 minuti eravamo troppo bassi, non abbiamo pressato, non riuscivamo a scalare in avanti e questo ci ha messo in difficoltà. Il Pineto ha fatto bene e ha trovato il gol. Poi nella seconda parte siamo ritornati ancora battaglieri e proprio in quel momento lì avevo detto a Mamona di attaccare la profondità, perché Mamona è bravo a fare questo e sono contento anche per questo ragazzo che da gennaio, anzi da febbraio, ha fatto 8 reti su azione.
E questa era la nostra ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it. L'informazione torna alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.